Davide Vitturini, 90 minuti a Cosenza, insomma è stato un bel pomeriggio, i primi 90 minuti per intero, peraltro conditi da una vittoria. Sì, assolutamente, sono stato felicissimo di essere schierato dal mister. È stata una partita difficile, lo sapevamo, a parte tralasciando il campo e il caldo, abbiamo trovato una squadra che comunque ci costringeva ad abbassarci e a giocarci queste seconde palle in mezzo al campo. Comunque siamo stati bravi perché siamo stati solidi e abbiamo dimostrato di essere una squadra che comunque può giocarsela su ogni campo e che sta formando un ottimo gruppo. Tre punti fondamentali, forse macchiati un po' dall'infortunio di Tumminello, poi c'è stato anche quello di Palmiero, però insomma quello di Marco Tumminello è quello che vi ha colpito anche un po' di più a livello personale. Sì, assolutamente, dispiace tantissimo per i ragazzi, in particolare per Marco. Purtroppo dalla dinamica del campo si capiva che era stato qualcosa di grave. Purtroppo l'esito è stato questo, adesso speriamo che recuperi il prima possibile e che ritorni presto da noi a darci una mano. Per te personalmente hai affrontato una sorta di ripartenza dopo Teramo, poi c'è stato Fano, l'esperienza dell'anno scorso in Serie C con Epifani, adesso torni a Pescara. Per te che sei giovanissimo, però si è trattato di ricominciare da capo. Sì, sono state tutte esperienze che alla fine mi ha dato una grossa mano, a dire la verità, perché penso che oggi un ragazzo che esce dalla primavera, per forza di cose, se la primavera non è una di alto livello come Inter, Atalanta, Milan, eccetera, deve fare un percorso obbligato che passa attraverso campionati purtroppo minori, attraverso esperienze di Serie C. Io sono stato alla fine contento di averle fatte e ogni anno passato, gli anni scorsi, non pensavo ad altro di tornare qui a Pescara per potermela giocare. Ecco, hai parlato di primavera, beh, se c'è una garanzia qui a Pescara probabilmente Luciano Zauri, che l'anno scorso era proprio in primavera, quindi coi giovani ci lavora molto volentieri. No, assolutamente, il mister è bravissimo in questo, ma soprattutto sapevo che il mister mi conosceva, quindi partivo avvantaggiato già in ritiro e sapevo di potermi giocare questa possibilità, sapendo che lo staff e il mister appunto sapevano quanto potessi dargli quello che sono. Per chiudere posso chiederti qual è l'obiettivo personale di Davide Vitturini quest'anno? Ma giocare più partite possibile sicuramente, ma dare una mano quando il mister vorrà e mi schiererà.